Ribuongiorno a tutti belli e brutti, ribuongiorno a tutti da Michelone, da Michelone, buongiorno a tutti, belli e brutti, iscrivetevi sempre al canale, mi raccomando, iscrivetevi al canale, fate crescere il canalino di Michelino, qui. Allora, io capisco tutto Quadrado, ma non esagerare troppo, non esagerare troppo. Quadrado, hai già rotto il cazzo Quadrado, dai su, no, no. Io lo so che sono frasi di circostanza, ma almeno stai zitto, no? Oh. Sono in una grande famiglia. Oh, qui tutto bene, qui ci vogliamo tutti bene. Oh, andiamo a letto tutti insieme, facciamo le ammucchiate. Oddio, che bella l'Inter. Quadrato. Ma almeno stai zitto, lo so che ci sono, che sono tutte frasi di circostanza queste qua. Cosa vuoi che vada lì e gli dica? Oh, sono venuto nel club che mi stava di più sul cazzo, Inter. Oddio, è vero. Però, Quadrato, almeno stai zitto. Comunque ha detto ste robe qua, che lui è da una grande famiglia, e il club ci vogliamo tutti bene, pin e puna. Allora ragazzi, credetemi quello che vi dico, queste sono tutte frasi di circostanza, credetemi. E dichiarazioni di Gentile, Claudio Gentile, ve lo ricordate Gentile? Di Livio, di Torricelli. Quando venivano ceduti, quando sono stati ceduti, e Di Livio è andato alla Fiorentina, mi ricordo, soprattutto le sue dichiarazioni, mi ricordo, che quando arrivava la Juventus che sfottevano, lui doveva fare la parte anche lui, doveva mettersi in mezzo al coro, Juve qua, Juve là. E diceva che doveva dire queste cose e si stringeva la lingua fra i denti perché doveva fare la parte anche lui, ma dentro di loro, anche se il 99% sono mercenari, dentro gli dà fastidio, credetemi, gli dà fastidio. Pensate anche a un Quadrado essere stato mandato via in quella maniera lì, perché Quadrado sapete benissimo che è stato mandato via a calci nel culo, no? A Quadrado è stata fatta una proposta, lui non l'ha accettata. Poi, quando si è accorto che la Juventus lo avrebbe mandato via perché aveva fatto muro, voleva accettare l'accordo che aveva dato, che la Juventus gli aveva fatto. Un mini accordo di 1 milione, poi la Juventus a un certo punto l'ha detto ormai è tardi e si è accasato nella squadra dove gli ha dato più soldi. L'unica, perché Quadrado non aveva mercato. Ma vi ricordo che Quadrado è Juventino, Quadrado quasi 10 anni che è la Juventus. E credetemi che queste sono tutte frasi di circostanza, solo che ogni tanto anche lui, dillo una volta, dillo la seconda, poi basta, non rompere tanto le palle, non rompere, perché non lo fanno solo quelli che vanno via dalla Juventus, questo, eh. Ragazzi, non pensate che sia, solo che ovviamente la Juventus è sempre la Juventus, si dice una cosa la Juventus, oddio, e viene sempre ingrandita la Juventus di qua, la Juventus di là, cosa rischia la Juventus? Insomma, lo sappiamo, no? Quadrado, per favore, stai un po' zitto. Hai rotto i coglioni anche tu. E ripeto, lo sappiamo che sono frasi di circostanza, però basta. Fatti un pochettino i cazzetti tuoi, no? Ok? Ciao Quadradone, stammi bene dai prescritti, eh? Tanto non vinci un cazzo. Quindi, ciao raga, iscrivetevi al canale, eh?